qua è evidente che l'esclusione è quasi automatica, così come già abbiamo purtroppo delle scuole ghetto, proprio perché alcuni territori sono stati costruiti e si sono costruiti anche per motivazioni economiche che ci riguardano tutti e tutte, creando dei poli che poi, come dire, non vivrebbero se non ci fossero i migranti, e allo stesso tempo la presenza dei migranti provoca, ma non perché sono i migranti, ma perché i territori dell'esclusione si formano anche dove ci sono dei problemi che non sono dei migranti, ma sono problemi sociali legati alla situazione anche romana. Mi taccio e passo perché i miei 7 minuti sono passati e quindi io mi ricollego velocemente solo perché, come dire, per approfondire alcuni elementi, innanzitutto mi fa molto piacere essere qui, ma mi fa proprio piacere pensare le cose su questo tipo di incontro. Cioè, io credo che quello che bisognerà fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni sarà un grosso lavoro culturale, un grosso lavoro culturale che ci consenta forse di cominciare a elaborare idee per provare a pensare come rimettere in piedi una serie di cose per superare quello che stiamo vivendo oggi. La dico in maniera molto, molto semplice: stiamo tornando indietro in maniera molto violenta rispetto a tante conquiste che fanno parte della nostra storia civile, e non siamo riusciti a portare avanti altre conquiste che avrebbero dovuto fare parte della nostra storia civile, e penso a tutta la orrenda gestione della questione Pax, naturalmente. Siamo in una zona assolutamente di crisi di idee, dentro cui va avanti un progetto chiarissimo di perimetrazione di un ordine che allo stesso tempo è morale e materiale. Che vuol dire, cosa questo parolone detto così vuol dire poco, vuol dire cominciare a pensare migranti, differenze, stili di vita, scelte come elementi che si devono uniformare a un modello, come qualcosa che va definito in una normalità, e tutto quello che non si definisce in una normalità è qualcosa da allontanare dalla vista, è qualcosa da mettere fuori dalla zona della città, dove noi la città la intendiamo come una, diciamo, una zona separata. Voi nei prossimi incontri proietterete anche un film che si chiama La Zona, che è un film importantissimo per un certo tipo di riflessione, e cioè quello che si vuole costruire, vedete cosa sta facendo Alemanno a Roma, è un'idea di ordine pubblico che in realtà tenta di trasformare in elementi penali tutte le cose che in qualche modo sfuggono all'idea di ordine. È l'idea di ripulire le strade dalla prostituzione, di ripulire la città dagli ambulanti, di ripulire. Già dentro questo verbo c'è tutta una densità di simboli, c'è tutta una, come dire, una traduzione di una realtà sociale in uno schema manicheo bianco-nero, sporco pulito, giusto, non giusto. E questa è la cultura che sta andando avanti, e non lo dico in termini intellettuali, lo dico proprio come pratica sociale. Il mondo della scuola allo stesso tempo sta vivendo questo penoso arretramento culturale, col voto in condotta, con un'idea di cultura nazionale che si deve insegnare nelle scuole. Insomma, tutto questo, diciamo, definisce i contorni di una nuova forma esclusivista, razzista, di visione della propria identità sociale e politica. Io penso che per superare questo ci vorranno diversi anni, e questo lo dico con un ottimismo di voglia di fare, no? Solo un famoso pessimismo della ragione, su cui dovremmo lavorare costruendo reti insieme. Io 2 giorni fa ero al Museo di Via Tasso, abbiamo fatto un grosso progetto per creare un centro sulla violenza nella città, e io penso che dentro un centro sulla violenza nella città, abbiamo discusso molto, ci debbano stare chiaramente gli atti, diciamo, contro la memoria pubblica, che vuol dire la violazione delle fosse ardeatine, che vuol dire andare a sporcare le lapidi della resistenza romana, ma ci stanno dentro le aggressioni ai migranti, ma ci sta dentro l'omofobia, ma ci stanno dentro tutti quegli aspetti di violenza sociale che invece in una logica di vicinato in cui di fatto lo Stato legittima i singoli a autodifendersi con le ronde, con l'idea che ognuno possa munirsi di armi, con l'idea che in fondo lo spazio pubblico è solo una terra di nessuno in mezzo a tanti spazi privati,
e quindi lo spazio è solo un posto da investire dei miei bisogni di consumo, del mio bisogno di girarci in macchina, del mio bisogno di non perderci tempo. Non è un posto dove io posso incontrare altre persone, non è un posto dove io posso avere una qualità della vita. La qualità della vita è dentro casa, chiusa dentro quella zona appunto garantita, guardata. E questo, guardate, è un modello che va, perché è un modello populista, è un modello che interpella diciamo una zona grigia della nostra, direi della nostra storia. E quindi io credo che il lavoro sarà un lavoro molto grosso, e io spero che continueremo e lo faremo sempre di più insieme, perché penso che solo noi rilanciando un'idea diversa di un vivere insieme e di un concetto di cittadinanza che si libera del sangue, cioè di questa idea retrograda che deriva direttamente dal fascismo e dal nazismo, del diritto del sangue per la cittadinanza, che si libera dall'idea di natura oppressiva, come quella che ci viene raccontata tutti i giorni, da una certa anche cultura cattolica, in cui la natura definisce le scelte sessuali, definisce anche gli orizzonti di vita, quando nascere, come morire, e ci toglie qualsiasi libertà individuale. Ecco, tutto questo lavoro lo dovremmo fare quotidianamente, e credo che in questo sarà un impegno importante. Aggiungo solo ultime due cose, perché stimolato sui territori e la scuola. Noi negli ultimi due anni abbiamo lavorato a Roma Est, e in particolare Pigneto e tutta la zona che c'è dietro, Maranella e tutta quella zona fino a Centocelle. Il lavoro che abbiamo fatto, non è vero che la ricerca diciamo è un mestiere, un perenne deficit, noi siamo riusciti a farci finanziare sempre, perché c'è bisogno di ricerca sociale. Noi in realtà come laboratorio ci autofinanziamo, paradossale, questo è importante pure perché invece bisogna costruire queste reti qua, ci finanziamo ma non ci facciamo condizionare nei nostri esiti, finora abbiamo sempre tenuto la nostra autonomia. E che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che questi processi di ghettizzazione sono abbastanza forti e stanno ridisegnando le nostre città. Questo perché? Perché nonostante quello che ci vogliono dire, l'immigrazione è un dato, supera il 5% della popolazione italiana, ogni anno, e vado subito a finire, ogni anno nascono decine di migliaia di bambini che non sono cittadini di questo paese ma cresceranno in questo paese, ogni anno c'è una crescita della possibilità economica di questa immigrazione che ormai si sedentarizza e è fatta di famiglie, e questa immigrazione si insedia in certi territori, con un potere d'acquisto che cresce progressivamente, compra delle case. Lì si è realizzata una realtà di concentrazione, per esempio, di alcune nazionalità. Non era mai successo nel nostro paese che si creassero dei quartieri mononazionali, come le Chinatown per esempio. Lì si sta verificando perché? Perché c'è tutta una zona della Maranella che è, per esempio, oggi insegnamento soprattutto dal Bangladesh. Ecco, in questa zona si è creata, solo per farvi un esempio, un rapporto di conflitto tra naturalmente residenti italiani e residenti del Bangladesh, che ha portato alla desertificazione di tutte le scuole pubbliche. Lì c'è una scuola che si chiama Pisacane, che è una scuola primaria, ma anche un istituto comprensivo, che oramai non ha più bambini italiani. Cioè vuol dire un tasso più dell'80% di bambini stranieri. Perché? Perché le famiglie italiane hanno oramai recepito l'idea che avere dei compagni stranieri a scuola comporta uno svantaggio per i propri figli nell'apprendimento dell'italiano. Cioè un razzismo che è diventata proprio, capito, mentalità di vicinato. Allora, contro tutto questo io credo che dobbiamo lavorare molto e partire dalle riflessioni che spero, insomma, in qualche modo anche questa sera riusciremo a proporvi a sviluppare insieme. Grazie a voi. Ricordavano un po' anche alcune esperienze straniere di paesi che hanno affrontato prima le questioni dell'immigrazione, dell'accoglienza, di stessi, penso alla Francia con le Bollier, che dimostra come la ghettizzazione dei quartieri e la non accoglienza sociale crea quello che ha creato negli scorsi anni, anche in queste settimane, in queste ore direi quasi. E esatto, l'esperienza tedesca, dove per anni i lavoratori turchi sono stati considerati gastarbeiter, lavoratori ospiti, solo braccia, niente figli, niente famiglia, niente vita. E poi questo sistema, questa idea di laboratori ospiti è crollata, contro l'evidenza c'erano enormi zone, che quartieri che erano ingovernabili, infatti, perché non avevano persone senza il diritto di voto, come se non esistesse, quartieri fantasma. E quindi forse dovremmo apprendere da queste esperienze, evitare di fare gli stessi errori. Adesso
penso che ci troviamo ad affrontare queste questioni. Sulle vostre sedie avete trovato tutti anche il programma culturale del Circolo di Marzo, che ha questo e altre iniziative, e il programma completo della rassegna, che prosegue con le domeniche, nelle prossime domeniche con i film, quindi chi dovesse anche andare via prima della fine del film o prima del dibattito, vi invito a vederlo, a seguirlo, perché sono anche gli altri incontri sono veramente stimolanti, interessanti, con altri ospiti, anzi invito anche gli ospiti stasera a ritornare in questo percorso che realmente abbiamo disegnato. Quindi adesso buona visione. Volevo dire due parole sul film e andiamo.